comunque già una realtà importante sulla quale stanno investendo tanti imprenditori, tanti operatori, non solo del settore turistico ma anche da altri settori che si stanno riconvertendo in questa direzione, e c'è un interesse forte da parte delle istituzioni. I numeri che abbiamo avuto negli ultimi anni ci confortano, che ci confermano il fatto che il settore comunque da noi è molto vitale e piace. Bisogna però in questo momento fare un salto di qualità importante, passare cioè dalla valorizzazione delle risorse territoriali alla costruzione di veri e propri prodotti turistici di prodotto, di qualità, passare da realtà di integrazione che appartengono al nostro modo di agire a vere e proprie realtà sistemiche, con l'organizzazione dei sistemi turistici territoriali e di prodotto che possono consentire così destagionalizzazione, una presenza di stranieri maggiore e anche attività di promo commercializzazione che sono molto richieste. Bisogna passare da un coinvolgimento della comunità locale, molto attiva, molto presente, capace di accogliere naturalmente, ad una maggiore capacità di farlo con professionalità e managerialità. Sì, sicuramente è un passaggio fondamentale, perché noi siamo caratterizzati da una presenza di piccole e medie imprese, micro e piccole imprese, come giustamente diceva oggi il Presidente Prete, e quindi la necessità di stare insieme, di fare networking con le modalità più varie è fondamentale, soprattutto per la tutela del nostro tessuto produttivo.